se potessi restarmene qui. Ogni volta devo partire. Margherita! Margherita! Ma dove vai? Mi sembri Madari. Ma proprio davanti al portone mi dovevi aspettare. E ti metti pure a suonare il clacson. Erano 20 minuti che aspettavo, ho pensato che ti eri pentita. Che no, non sono pentita, ma lo vogliamo proprio far sapere a tutti quello che andiamo a fare. Perché anche se ti vedessi qualcuno, potrei essere il tuo fidanzato, no? I fidanzati qui c'hanno le vespe. Ma ti vuoi muovere? E chiudi sta radio. Intanto tu mi devi giurare che non lo dirai a nessuno. Beh, ma perché mi prendi? Sei un gentiluomo, sai. Lo specchietto lasciamolo qua, sì, perché altrimenti... voi uomini dite tutti così, e poi niente. L'allero? Oh, ma quella non è Adalgisa. E certo che lei, ecco fatto. Adesso ci vedi. Eh sì, meglio evitare. Da quando ci sono stato a letto insieme, non mi dà più pace. Si è attaccata, mi telefona tutti i giorni. Carino lui, fortuna che sei un gentiluomo. Queste sono cose delicate, che c'entrava adesso venirle a raccontare a me, scusa. Eh già, scusa, mi è scappato. Tanto più poi che lo sapevo, me l'aveva già detto Adalgisa. Ah, le è scappato pure a lei. Che poi non c'è mica tanto da vantarsi. Ci vuole un bello stomaco andare con una come quella, non lo so. Sì, effettivamente è un po' racchietta. E allora? Perché ci sei stato? Chi io? Ma che stai a dare retta a quello che dice quella matta? È il nostro primo giorno d'amore, dai! Forever! Oggi ti faccio divertire, lo specchietto lascialo qua però, eh. Giorgi, fammi un favore, ti lascio la macchina davanti al portone. Ci metti 20 litri e gli dai pure una bella pulita, eh? Sia tranquillo, dottore. Grazie. Tanto lei non letta se la tiene, no? Ogni volta che torno... Ecco fatto. Scendi, buba. Andiamo. Beh, che c'è? Siamo arrivati. E lui? Non lo facciamo venire? Ma che stai pensando? Io abito qui, sai. No, tu abiti a Piazza Navona. Sì, ma lì sto coi miei, mica ti posso portare nel letto di mamma. Ma neppure in quello dove ci porti tutte le tue zozzone. E magari non hai neanche cambiato le lenzuola. Va bene, le cambiamo adesso. Ecco. E così ti faccio pure il bucato, eh? Guarda, mi dispiace, ma io non mi faccio vedere da tutti i benzinari di Roma entrare in una garçonnière, va bene? Margheridina mia, ragioniamo con calma, qui no. Scusa. Andiamocene. Scusa, sai, ma se scendo io con quello lì ci faccio la figura di una squiglia. E allora andiamo via, così invece io con quello lì ci faccio la figura dello strozzo. Scusi, Sam, invece le 1000 ce ne ho messe 1003, è lo stesso? Se è lo stesso per lei, io ho 1000 lire, c'ho. Beh, è di tuo gradimento o lo preferivi con la porta girevole? Ma va. Senti, a proposito, un documento ce l'hai, sì? No. Ah, andiamo bene. Ma come, nemmeno la patente? No, c'ho il foglio rosa. Vabbè, cercherò di convincere il portiere. Forza, no? Scendiamo. Beh? No, qui no. Andiamo in un altro posto. Venire a fare certe cose proprio qui davanti a San Pietro non sta mica bene, no? Guarda che a Roma se cerchi un posto lontano da una chiesa puoi pure morire vergine. Capisco, anch'io sono cattolico, per carità, sono d'accordo, bisogna rispettare le chiese, ma appena sei uscito dalla sagrestia sono libero. Sì, tu hai ragione. Forse pensi che sono una noiosa, ma... No! Ma che vuoi che ti dica? Mi fa un po' impressione. Magari nella stanza vicino alla nostra c'è un fraticello e... È beato il fraticello, si vede che lui almeno non c'ha le complicazioncine che c'ho io. Ma dove vai? Non lo so, in albergo non ci va a venire. Poi ti faccio sapere. La caponaggine di questo clacson. Non ne potevi trovare uno più irritante? L'ho trovato, sì, domattina me lo faccio montare.
Si può sapere dove stiamo andando? Fidati di Renato. Scusa, dicevi che non volevi essere vista da nessuno. E Renato ti porta in un posticino tranquillo. Uffa, questo vento. Ho fatto la messa in piega proprio stamattina. Male, lo sapevi che dovevi uscire con Renato? Io sono un gattaccio. Ah, dai, sta buono, su. Ecco qua, il posticino più sicuro e tranquillo nei dintorni di Roma. E se passa qualche contadino e ci vede? Sacche, gli tagliamo la lingua così non dice niente a nessuno. Tu scherza. Intanto giorni fa c'era sul giornale di un tizio armato che ha aggredito una coppia di fidanzati. Lei è stata seviziata e lui... E lui è scappato. Eh? E per forza, ero io. Ma mica il fidanzato, no, il seviziatore. Scusa, Renato, scusa, ho paura, ti prego. Ma perché? Se arriva qualcuno e ti punta la pistola, tu che fai? Sbraghi? Beh, per forza, che dovrei fare? Ah, se lo sapevo me la portavo la pistola. Vieni qua, pallo. Bello. Oddio, Renato! Eh? Oddio, Renato, c'è qualcuno, attento! Ma chi è? Non è nessuno, sarà una lepre. Sì, una lepre, dici così per tranquillizzarmi. No, ti prego, andiamo via, qui no. Dove vuoi tu, ma qui no, ti prego. Mannaggia, ma tu guarda la iella, porcaccio! Suda! Sì, non ti arrabbiare, sei buono. Ma come non ti arrabbiare? Io voglio venire con te, ma solo che non qui, ti prego. Cerchiamo un altro posto, Renatino, sì. La conosci la storia dell'albero di Bertoldo, che siccome non si voleva far impiccare, diceva alle guardie a ogni albero, no, questo no, troviamone bene un altro, mi sa che pure tu sei. No, questo no, non è che non voglio farmi impiccare, è che se stiamo tranquilli è più bello, no? No, no, Margherita, io sto tranquillo dappertutto, qui a casa, in albergo, per strada, alla stazione, a Piazza Colonna, dove ti pare, capito? Basta che... Beh, adesso andiamo. Ma come andiamo? Mi dai pure i bacetti, qui è tutto collegato, capito? Mica lo puoi fare. Su, andiamo, sì, gentile, rimettiamo. Va bene, andiamo, ho capito. Porca miseria. Ma che fai? Che faccio? Indovina un po', cerco di tirare sul sedile. Ecco, che fai? Porco! Oddio, ti sei fatto male? C'è il sangue, fammi vedere. No, lascia. Vaccino, tutto passato, eh? Sì, è passato. Ma che mica viene? Mondolatro, pure ieri funzionava così bene. Come ieri? Allora sei venuto con un'altra donna? Ma no, ho dovuto trasportare un ferito. Fammi vedere un po'. Niente, si è bloccata la leva. Non viene? Ci riesci? Non ci riesci? Margherita, facciamo una cosa, quando ci riesco te lo dico. Anzi, lo capisci da te, perché naturalmente se ci riesco avrò il sedile automatico, tac, non so se hai afferrato. Sei di una sgarbataggine, guarda. Oddio, Renato, sta arrivando gente. E che devo fare, gli preparo il caffè? Ecco, te l'avevo detto. Che figura. Che, vi serve la mano? No, grazie. Avete provato a tirare? Vi si è rotto il letto, eh? Sentale, vi faccio una proposta. Magari dopo andiamo a un bar, lì, fra un aperitivo e l'altro, facciamo anche gli spiritosi. Ma adesso, Ah, è buon lavoro. Ma vedi questi. Prima si infrattano e poi si danno le ali. Ci sei riuscito? Ah, no, Le volgarità, no. Quelli le pensi e basta. Oh. Sì, se dovessi dire quello che sto pensando, farei diventare rosso marinaio livornese. Andiamo, va! Tanto ho già capito come finisce questa bella giornatina. Oh. Ah, cerca, l'hai trovato il posticino tranquillo. È tranquillo, sì, non lo senti? Ci sono tante macchine fuori e qui nessuno che mangia. A Biancaneve forse non hai afferrato bene, ma qui non è che si viene solo per mangiare, hai capito? Anzi, direi che la trattoria è solo un pretesto. Però. Però mica male l'idea. Ma se uno vuole mangiare, glielo danno lo stesso? Sì, perché? Mi è venuta una fame. Vogliamo ci mettevo qui. Prendere il posto? Prego, di qua. Ecco. Adesso ci vorrebbe una di quelle dormite. Ecco, ci facciamo dare una bella cameretta, Andiamo? Sì, ma bisognerebbe dormire, mica fare quello che pensi tu. E poi lo sai che fare l'amore subito dopo mangiato fa male? Si può anche morire. Eh no, Margherita, tu muori se non lo fai l'amore. Ma scusa, hai detto che sei stanca? L'hai detto tu. E se sei stanca, ti fai un riposino, Ci facciamo dare una cameretta, ti riposi un po', poi vediamo, Andiamo? Andiamo?
Andiamo. Mamo? No, aspetta. Ha una faccia col cameriere, non mi piace mica, sai. Ma che ti frega della faccia del cameriere? Mica devi andare con lui. Guarda, non è per fare la difficile, ma... ma forse è più carino in quel motel che abbiamo visto qui a 2 chilometri. Ma perché? Scusa, qui è carino, è un ambiente rustico, però è grazioso, è signorile, è confortevole. Eh? E poi è frequentato bene, sai che ti credi? Tutta gente pulita, gente per bene, gente civile, fine. Ho capito, eh? Andiamo al motel. Ma perché? Non ti piace più qui? No! E vabbè, andiamo al motel. Felice, cara? Ah, scusa, contessa, mi sono permesso di usare il clacson. Alla prossima curva faccio un colpettino di tosse. Killy. Vedi? Quelli sì che hanno risolto il problema. Beati voi! Va prima tu, così sistemi tutto e poi mi vieni a chiamare. Ma non c'è mica niente da sistemare. Chiediamo la camera e basta. Sì, ma se non ce la danno, non c'è. Fa che sono occupate. Vabbè. Margherita? Qui mi pare che la cosa comincia a prendere un po' di fumo. Guarda che se dopo non scendi, te ne torni a Roma a piedi, è chiaro, eh? Ma perché non dovrei scendere? Ti ho detto sì! Mamma mia, come sei cafone! Vabbè, vabbè. Bitte. Prego. Bitte. Could you make this letter for me, please? All right, sir. Thank you. Desidero? Bitte schön, avreste un zimmer? Una camera libera. Mia moglie starà poco bene, starà fuori in macchina. Ho bisogno urgente di riposo. Guardi che se la ragazza è minorenne, non la faccio entrare. Minorenne? Sì, falla pure minorenne. Sono 7.000 anticipate. 7.000, fresca. Vabbè, nemmeno caro. Non credevo. Ecco qua. Grazie. Accompagna i signori al numero 12. Prego. Bitte schön. Ecco, minorenne. Avete parecchio lavoro, eh? Non me ne parli, signore. Lei è solo, signore. No, no, c'ho la cosa. C'ho la signora qui in macchina. Ah, manco male. Dimmi una cosa, perché prima mi hai chiesto se ero solo e poi mi hai detto manco mal? No, è che qua vengono tutti accompagnati, ma qualche volta arriva pure qualcuno solo e comincia subito a fare le proposte. Ah, beh, dovresti essere contenta, no? Perché, non ti piace? Che c'entra, signore, sono donna anch'io. Certo che mi piace, ma mica con tutti. Eh beh, è naturale, sei una bella ragazza, c'hai il diritto di scegliere. Certo, solo con uno che ti piace, no? Via qua. Ecco, no, sta che è, signore? Mettetevi. Mi lasci andare. Rilasciati. Su, signore, se mai torni la mattina c'è meno lavoro e io più tempo. E vabbè, dato che ci troviamo, poi se mai torno pure un'altra mattina. Di là mi aspettano. E perché a me non mi aspettano? E fammoli aspettare. Non vorrei mai partire. Ciao. Mi potevi far aspettare un altro po', che razza di... Ah, scusami, tesoro, ma sai, per fare le cose bene un po' di tempo ci vuole. Ma che fai? Non andiamo? Ah, no, no, ho cambiato idea, non mi pare il caso. C'è troppa gente, qualcuno ti potrebbe riconoscere. Vieni, vieni, meglio che andiamo via. Aia, che materiale! Hai fatto male, hai fatto la bua al culetto? Passato, col bacino, eh? Ma ti dico io, prima mi fa aspettare un'ora e poi mi porta via. Va bene, ma torniamo un altro giorno. Magari di mattina, che è meglio, eh? Il personale è più libero, c'è meno gente, si può restare più tempo. Magari ti porti pure un bel libro. E che ci faccio io col libro? Ma che te ne fai? Lo leggi mentre aspetti qui fuori, no? Così passi meglio il tempo. Sta attenta, cara, che faccio marcia indietro, eh? Sta attenta.
Attenta che faccio marcia avanti. Stai attenta allo strappo. Ah! Te l'avevo avvisata.